Tutto è disposto in funzione non della musica in quanto tale, ma del canto per sé. La musica che deve valere soltanto di per sé può anche essere suonata sul piano, ma la musica di Rossini ha senso solo se viene cantata. Hegel. In una sua lettera si occupa di Rossini e della sua vocalità, della fascinazione che il virtuosismo rossiniano esercita, attraverso i suoi interpreti, sull'animo umano. Parlare dell'arte vocale di Rossini, dire bel canto Renaissance, significa pensare a un ristretto Olimpo di interpreti. Fra tutti brilla Marilyn Horne. La perfetta incarnazione della vocalità contraltile, di quella luna nel pozzo, tanto amata da Rossini, perfetta sintesi tra la vocalità sopranile e quella da basso, alla quale, sempre stando al musicista, nel pieno momento della composizione vanno subordinati strumenti e voci. Marilyn Horne è associata ai grandi eroi rossiniani, ma la sua voce non è solo questo. A lei, a questa cantante americana, allieva anche di Lotte Lehmann, si deve la rinascita di un nuovo modo di cantare. Pochi interpreti hanno saputo far squillare le trombe endelliane di Rinaldo e farci scorrere nelle vene adrenalina pura e, allo stesso tempo, incantarci con la seduzione di Dalila e l'introspezione dei leader di Wolf e Schubert. Marilyn Horne ci è riuscita. La voce di Marilyn Horne è nota per lo splendido timbro e la straordinaria estensione. Anche la sua carriera ha spaziato dall'opera all'intrattenimento leggero. How about a few laughs? Ha persino inciso dischi pop pirata. Guarda, guarda, aspetta, aspetta, tu non sai chi sono ancora. Associata soprattutto alle opere di Rossini, è stata la prima artista non italiana a vincere il premio intitolato al grande compositore, che l'ha eletta migliore cantante del mondo. La sua ultima interpretazione di Rossini al Covent Garden ci ha spinto a ripercorrere la sua lunga carriera. Marilyn Horne ha vissuto a New York ed è stata per 20 anni una delle dive del Metropolitan, che ha allestito in suo onore Rinaldo di Handel in occasione del proprio centenario. Quando il New York Times sceglie le 10 voci più grandi del XX secolo, Marilyn Horne è l'unica ancora vivente. La collaborazione con Joan Sutherland nelle opere di Rossini, Donizetti e Bellini la porta all'apice del successo negli anni 60. Oh,
came on that scene, bang, and then everybody was talking about her appearing with Joan Sutherland and knocking people off their pins. When you go to something and you know what you're going to hear Dame Joan, and she's a known quality. And then you walk in, and then there's this little sawed-off thing there that's opening up her mouth, and people were just, I mean, they were really floored. Purtroppo non esistono incisioni dell'allestimento originale della norma. È il debutto delle due artiste al Metropolitan e dà inizio a un rinnovato interesse mondiale verso il bel canto. And something quite special happened when they sang these Bellini bel canto, beautiful singing duets. And that's really what bel canto means, is that the music that was written for it. Essentially there in order to show off the singing of the artist, to show off the beautiful voice, to show off the beautiful skills and techniques of using that voice, and therefore bel canto. The interest really started because of Maria Callas, and then in very short order Joan Sutherland. But these women singing these soprano roles must have a lady to sing the seconda donna, let's say, or the leading male, as it were, most of the times, because I got to play the young warrior or whatever who is in love with the soprano, gets her or doesn't get her, doesn't matter. So they had to have a partner, and I seem to fit that bill. There's still that certain explosion of sound when the two voices, the two types of voices come together. But it's just that I think Marilyn's and my voice did sort of blend so fantastically, and it created a certain, I think probably a certain standard.